Ciao a tutti, appena arrivato questo pacco da Amazon e ho detto perché non fare un video e caricarlo sul canale YouTube? Questo è il mio primo unboxing. Questo perché? Perché non hai un ca a fare, te lo dico io. E tu cosa c'entri? Ma chi vuoi che guardi questo video? Guarda che ce l'ho i follower. Senti a me, apriti un canale di fitness che forse hai qualche possibilità. La montagna. Dicevo, questo perché mi piacerebbe condividere con voi le A te, mie per Rizzo. impressioni su questo articolo. Ancora non Me devo ne svelarvi cos'è, ma forse l'avrete già capito. Premesso che non mi paga nessuno per fare questo video, sono solo le mie impressioni e le mie considerazioni. Se avete visto il mio penultimo video, avevo scelto di prendere il Black Fox Vesuvius, però mi è capitata la versione cinese con le guancette che scricchiolavano, quindi ho dovuto rimandarlo indietro. Per fortuna l'assistenza Amazon è il top. E ho preso questo. Il Ruik Jaeger, modello F118G. Nella confezione troviamo il manuale con tutte le caratteristiche, questo che non so cosa sia, ah, la garanzia, tagliandini, tagliancini, eccetera, eccetera. Eccolo qui, signori. In tutta la sua bellezza. Ruik Jaeger. Perfetto, bellissimo. Lo sento anche abbastanza comodo. Un po' di caratteristiche tecniche veloci veloci, tanto il web ne è pieno di recensioni. Iniziamo col tipo di acciaio. Sandvik, scusatemi la pronuncia. 14C28N, affilatura wow, veramente veramente affilata, guancette in G10 verdi e nere, full tang che è la cosa che mi interessava, lunghezza della lama 110 mm per un totale di 22,3 cm di lunghezza. Il peso siamo sotto i 200 grammi, però è veramente veramente comodo. Questo coltello viene menzionato in parecchi forum e mi è stato consigliato dall'amico Diego come uno dei coltelli economici ma soprattutto robusti. Dimenticavo, cosa figa è la rifinitura stonewash, fodero in kydex. Con la particolarità che ha l'attacco della cinta orientabile, basta premere questa levetta e lo potete orientare come meglio credete. Bello, bello, bello. Ora non ci resta che provarlo un po' fuori e vedere come si comporta.
Ok, siamo rientrati dentro, fuori c'era tantissimo vento, quindi audio zero. Ora vediamo un attimo l'impressione che mi ha dato. Non l'ho provato più di tanto, avete visto anche voi, ho fatto solo un po' di patoning con dei tronchetti di ulivo di vari diametri. Ho fatto anche un po' di chopping, sono un po' scomodo. Ho fatto un po' la punta ad un tronco, cos'altro? Ho fatto un'intacca giusto per provare se ancora il filo era resistente. La cosa che mi ha colpito maggiormente è stata la comodità. Wow, veramente, veramente comodo. Cioè, andavo sicuro. Non c'era possibilità che mi scivolasse di mano, non mi ha affaticato neanche il polso quando ho fatto i feathersticks. Sì, lo so, sono usciti una cagata pazzesca. Devo riprendere la mano, mo è da parecchio che non li faccio. O quando ho fatto quell'intacca, il filo veramente spettacolare. Cioè, per essere un coltello cinese economico, scommetto che mi darà tantissime soddisfazioni. C'era da aspettarselo. È veramente un bellissimo coltello. Il filo non si è danneggiato minimamente. L'unico appunto che mi permetto di fare è che non ha il dorso adatto a fare le scintille con l'acciarino. Però questo è facilmente rimediabile con una lima o con il flessibile. E questa mi sa che è una modifica che farò. Per il resto va perfetto. Consigliato, consigliato, consigliato. Ringrazio ancora Diego per avermelo consigliato. Grazie Diego. Prima di chiudere vorrei ricordarvi, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo coltello, se lo possedete, o di altri coltelli simili. Mettete un like al video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!